Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia, di cui mi pregio di essere editore fino al primo numero della sua edizione italiana. Traders Magazine è una rivista internazionale nata in Germania nel 2003, che ha avuto una vasta diffusione in molti paesi d'Europa e rappresento la versione italiana di questo meraviglioso prodotto di trading, che è l'unica rivista italiana che parla di trading dalla prima all'ultima pagina, e l'unica rivista italiana che, parlando di trading, è anche in formato cartaceo. Siamo affezionati ancora alla carta e non solo al nostro formato digitale. Grazie alla diffusione che Traders Magazine ha avuto in Italia, abbiamo lanciato molte iniziative legate al trading e all'investment, e questa sera presenteremo una gamma di queste iniziative, una parte di queste iniziative, per andarle a inquadrare ancora più esattamente in quelle che possono essere iniziative di grande utilità per i trader italiani e per tutti coloro che vogliono investire e fare trading in modo efficace. Anzitutto una piccola presentazione con delle slide che mi permettono di inquadrare meglio l'argomento. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una particolarità di cui noi abbiamo pubblicato moltissimi contenuti da 2 anni a questa parte. Noi riteniamo che gli anni 20, lo dicevamo fin dal 2018, avrebbero comportato una svolta in molti sistemi di trading. Questo lo diciamo sulla base della nostra esperienza, come poi vedremo, sono trader professionista da 39 anni e in 39 anni ho visto molte situazioni cambiare. E nell'ambito di questi cambiamenti c'è certamente una ciclicità naturale. Bene, noi riteniamo che i nuovi anni 20 richiedono di usare dei portafogli di trading. Che cosa significa? Significa che non possiamo più affidarci su ogni segmento di trading alla singola strategia. E malgrado il Forex sia uno di quei segmenti, uno di quei settori dove più frequentemente si utilizza una sola componente strategica, anche il Forex, vedremo, cercheremo di dimostrare, non è esente dalla necessità di costruire un portafoglio di trading. Con portafoglio di trading vedremo che significa utilizzare un concetto di approccio multistrategico, basato quindi su tante strategie, piuttosto che basato sulla semplice diversificazione dei sottostanti. Sulla base di questo, per dare un contenuto operativo a tutto il pubblico che cortesemente ci sta ascoltando questa sera, andremo a focalizzare l'attenzione in modo particolare su una strategia operativa per descrivere un possibile modello operativo su cui riflettere, su cui anche costruire potenzialmente diverse strategie di trading. Andremo a vedere poi il risultato di un portafoglio Forex, un portafoglio che noi chiamiamo il Forex delizioso. Il Forex delizioso è inserito all'interno di un sito specializzato creato dall'Istituto Svizzero della Borsa, che ho l'onore di dirigere. Si chiama La Mela Deliziosa. La Mela Deliziosa è un sito che presenteremo nel corso di questa presentazione, di questo webinar, in modo tale da poter verificare insieme come attraverso questo sito abbiamo costruito il concetto di diversi portafogli di trading. Centreremo poi l'attenzione su un portafoglio Forex, su un portafoglio appunto che si chiama il Forex delizioso, perché noi insistiamo sul fatto che è necessario oggi approcciare con portafogli di trading, no? Un po' la stessa cosa che succede nei portafogli di investimento, perché i mercati sono profondamente cambiati. Nel 2018 abbiamo cominciato a pubblicare degli articoli sulla nostra rivista, che abbiamo poi argomento che abbiamo poi ampliato moltissimo nel 2019, e in un certo senso poi Covid nel 2020, all'inizio del 2020, non ha fatto altro che accelerare questo processo di cambiamento. I mercati sono profondamente cambiati negli ultimi anni e i nuovi anni 20 costituiscono una svolta nei mercati. È la ragione per cui
molti sistemi di trading che funzionavano ante Covid, e non è questo dovuto al Covid, è dovuto al naturale cambiamento dei mercati. Molti sistemi di trading che funzionavano nel 2019, nel 2018, negli anni precedenti, hanno cessato oggi di funzionare o cominciano ad accusare dei seri colpi di malfunzionamento. E perché questo? Perché nella filosofia a cui noi dobbiamo orientarci negli anni 20, nei nuovi anni 20, dobbiamo diversificare in un modo molto differente da quello che abbiamo fatto in passato. Tipicamente nei portafogli Forex diversificavamo andando a tradare, a fare trading su diverse currencies, su diverse valute. Ovviamente possiamo continuare a farlo, ma questo non è più sufficiente. Per noi un concetto evoluto di diversificazione è quello che prescinde dal fatto che lo stesso sistema venga utilizzato su tanti sottostanti diversi, perché questa non è una vera diversificazione, questa è la semplice diversificazione per sottostante. Per sottostante può significare le currencies del Forex, come pure diversi indici se utilizzo i CFD o utilizzo i future, come pure diversi comparti sull'azionario. Quello che noi dobbiamo capire, su cui dobbiamo effettivamente orientarci, è il fatto che il concetto di diversificazione è cambiato. Il concetto di diversificazione per sottostante è non più sufficiente. Perché? Perché è la correlazione esistente nei sottostanti a darci la insufficienza di diversificare soltanto attraverso i sottostanti. Su taluni strumenti non basta più, non è più sufficiente la diversificazione per sottostante. Permettetemi di presentarmi un po' meglio, perché non l'ho fatto all'inizio. Come dicevo, sono Maurizio Monti, ho cominciato a occuparmi di computer 46 anni fa, quindi veramente tanti anni fa, di finanza 40 anni fa, ho cominciato a fare trading 38 anni, anzi 38 anni fa, direi che ormai sono 39. Dal 1992 vivo e lavoro in Svizzera perché volevo un ambiente molto più orientato alla finanza operativa e al trading, e l'ho trovato meglio che purtroppo nell'Italia dell'epoca, e non sono pentito della scelta, anche se continuo ad adorare l'Italia e tutto sommato stare in Svizzera me lo fa apprezzare ancora di più. Il fatto che mi sono occupato di computer in giovanissima età e che poi ho applicato i computer alla finanza mi hanno permesso di poter rendere algoritmico la maggior parte del mio trading. Questo mi ha liberato delle grandi energie a partire dal 2000 in poi, diciamo che dal 2000 al 2008, al 2010 ho fatto un processo molto significativo di meccanizzazione del mio trading e ho potuto poi dedicarmi a un'attività estremamente gratificante per me, che è quella di diffondere cultura finanziaria attraverso gli strumenti editoriali che ho creato in Italia e in Svizzera e da 2 anni nel mondo di lingua spagnola. Siamo presenti in Spagna, siamo presenti in Svizzera, siamo presenti in Italia con i nostri portali finanziari, con i nostri marchi di prodotto, con i nostri prodotti editoriali. Il nostro scopo è diffondere cultura finanziaria. Quindi torniamo a quello che è il concetto di diversificazione. La diversificazione è qualcosa che deve essere fatto attraverso una diversificazione delle strategie, dei modelli strategici, non più soltanto dei sottoscrittanti. Se è fatta nel modo descritto sopra, quindi nel modo che avevamo illustrato prima, cioè attraverso la diversificazione dei sottostanti, è certamente molto più comodo per chi utilizza la diversificazione, perché quando io ho stabilito dei pattern che funzionano, il metodo di trading che voglio adottare lo applico a tutto l'universo dei sottostanti e sono molto comodo nel mio trading, perché posso applicare la stessa strategia a diversi sottostanti. Oggi questo non è più valido. Il rischio oggi che abbiamo nell'applicare questo modello operativo è che tenderà a diventare, anzi è già diventato, fallimentare. L'abbiamo verificato in molti comparti, per esempio nel mondo delle opzioni, per chi trada in opzioni, le opzioni sono sempre un universo avanti agli altri nel mondo del trading. Il metodo dell'applicazione del medesimo metodo a tanti sottostanti è fallito miseramente. Se non si applicano diversi modelli strategici nei portafogli in opzione, ormai chi trada in opzioni significa fallimento.
Non è quindi un fenomeno che è destinato a passare perché c'è stato il Covid. Il Covid è stata un'accelerazione. La considerazione finale sui mercati è che purtroppo tutto tende a correlarsi. L'elevato livello di correlazione dei sottostanti fa sì che se applichiamo la stessa strategia a sottostanti diversi, non otterremo altro che avere il medesimo comportamento sui diversi sottostanti. Quindi quando va tutto giù o quando va tutto su, ci troveremo tutti univocamente nella stessa direzione, un po' come è successo con il crollo del Covid. Vi ricorderete che con il crollo del Covid abbiamo visto l'oro che crollava insieme con le borse, cosa che tutto sommato non ci aspettavamo. Sì, poi c'era una motivazione finanziaria, ovviamente grandi operatori dovevano rientrare dalle posizioni scoperte nell'azionario. E quindi hanno venduto le posizioni in oro. C'era una motivazione, ma questo non sta altro a indicare che c'è una correlazione sempre più evidente sui sottostanti. Questa correlazione è ciò che ha reso assolutamente insufficiente la diversificazione per sottostante. Dobbiamo andare a una diversificazione per modello strategico, una diversificazione per diverse strategie. Dal punto di vista ciclico, negli studi dell'Istituto Svizzero della Borsa, siamo all'interno di un ciclo finanziario a livello mondiale che è partito nel 2007-2008. Dico nel 2007 perché ricordo a tutti, nell'agosto del 2007, i primi sintomi dei mutui subprime. Lì è nata una nuova epoca, si è resettata una nuova epoca. Sono cominciate iniezioni di liquidità crescenti. Oggi siamo all'interno di una situazione di iniezione di liquidità di cui non possiamo vedere la fine, non sappiamo come è la fine e soprattutto non sappiamo non solo come va a finire, ma sappiamo per certo che è la prima volta nella storia che questo si verifica e quindi non abbiamo punti di riferimento storici. Secondo i nostri algoritmi ciclici, questo ciclo è destinato a concludersi nel 2024-2025, un po' come dire che siamo nell'ultimo quinquennio del ciclo che è partito nel 2007-2008. E sempre nei cicli la fase conclusiva è spesso la più complessa. È per questo che dobbiamo fissare la nostra attenzione in modo particolare su questo periodo, almeno sul primo quinquennio di questi nuovi anni venti, perché questi costituiscono un reale reset rispetto al mondo precedente. Quindi, se vogliamo diversificare sul serio, abbiamo bisogno di metodi di trading e di investimento a prova dei prossimi 5 anni. Vale a dire quindi dalla fase conclusiva del ciclo finanziario che è in corso. Quindi di qui fino alla fase di conclusione di questo ciclo finanziario dobbiamo andare su metodi di trading che effettivamente cavalchino questa novità, cavalchino il fatto di avere la necessità di portafogli sempre più diversificati sul modello strategico. Perché la mela deliziosa punta tutto su questo argomento. La Mela Deliziosa è un sito www.lamela-deliziosa.com che punta appunto su questo concetto di diversificazione come una mela tagliata a spicchi, no? La mela viene tagliata a spicchi, la composizione di spicchi forma la mela e ogni spicchio corrisponde ad una strategia diversa. Dopo che abbiamo presentato le opzioni deliziose, poi vedremo nel sito tanti altri prodotti e servizi basati tutti sul medesimo concetto di diversificazione strategica, partiamo adesso sul concetto di Forex delizioso. Forex delizioso è un modello di trading basato su 6 diverse strategie combinate insieme, applicate in 4 diversi sistemi di trading che formano un sistema risultante, appunto formano il Forex delizioso. Queste 6 diverse strategie sono la miglior garanzia e sono state scelte apposta per fare in modo di poter cavalcare i prossimi 5 anni. E come vedremo, ciascuna di queste strategie ovviamente ha un suo modello storico, vive di vita propria, ha avuto una sua autonomia, tutte insieme costituiscono un modello strategico univoco di grande potenzialità di profittabilità. Ammorbidisce diciamo, la diversificazione su modello strategico, ammorbidisce il drawdown, permette di avere una curva di rendimento assolutamente molto omogenea
e quindi di poter affrontare i prossimi anni con sicuramente molta più tranquillità. Il forex delizioso viene tutto dal mondo algoritmico, però abbiamo ovviamente modificato delle cose dal mondo algoritmico, perché nel mondo algoritmico si possono fare delle cose un po' diverse da quelle che si fanno nel mondo manuale, ma sicuramente abbiamo costruito un sistema che nel suo complesso riesce a, come vedremo poi dai risultati, a veramente a cavalcare la grande, il grande cambiamento che gli anni 20 hanno determinato. La composizione dei quattro sistemi che compongono il sistema risultante Forex delizioso sono stati coniati con quattro lettere dell'alfabeto greco: alfa, beta, gamma e teta. Alfa è il primo sistema ed è un sistema che ha uno storico di grandissima eccellenza, con uno dei nostri sistemi di trading diffuso in Spagna sul sito spagnolo con il nome di Green Forex, ed è sostanzialmente il metodo alfa deliziosa da solo, che sta performando tra l'altro molto molto bene. Alfa deliziosa è un generatore di segnali di trading che genera segnali attraverso l'analisi del time frame weekly e del time frame daily, raffina l'ingresso attraverso il 4 ore e va a definire nel weekend, quindi al momento dell'apertura del mercato, sostanzialmente alle 23 della domenica sera, degli ordini limit che sono da inserire a sistema. L'obiettivo è un obiettivo multi-day con l'obiettivo di chiudere entro la settimana. In questo periodo le operazioni durano di più perché la volatilità sul Forex ha assunto una dimensione molto particolare a seguito della incertezza strutturale sul dollaro, e quindi domina la lateralità. L'obiettivo quindi è un obiettivo multi-day a un percent profitable di tutto rispetto, che nel corso degli anni è variato dal 60 al 64%, e un rischio rendimento medio di 1 a 1,40-1,50. Può essere utilizzato anche da solo, essendo fondato di suo su due diverse strategie completamente incorrelate. Può avere un drawdown fino al 25-28% se usato da solo. Vedremo che se usato con gli altri il drawdown si riduce moltissimo. Questa è una delle caratteristiche del fatto di poter usare più sistemi insieme, perché, come dicevo prima, fin dall'inizio è il drawdown a beneficiarne. Il drawdown viene attenuato perché i drawdown dei diversi sistemi non si sommano, perché sono incorrelati fra di loro, hanno una bassa probabilità di correlazione a livello di periodi di drawdown, e quindi questo aiuta molto il sistema, nella sua generalità, ad avere un drawdown molto contenuto e una curva assolutamente sopportabile e un rendimento elevato, come andremo a vedere. Beta deliziosa, il secondo sistema, genera i segnali alle 23, non più della domenica, ma di potenzialmente di ogni giorno, non lo fa proprio tutti i giorni, in genere fa uno o due segnali a settimana, un percent profitable molto elevato del 72%. Può gestire due posizioni con stop impari da inserire al raggiungimento delle condizioni del segnale, e può essere usato all'interno sia da solo, perché di per sé ha sei varianti possibili, tutte attive, quindi anche in questo caso beta deliziosa da sola, un po' come alfa deliziosa, ha una sua diversificazione interna. Durata dei trader multi-day, però la tendenza è a chiuderli in 1 o 2 giorni, quindi a fare dei trader molto più veloci di alfa deliziosa. Gamma deliziosa, i segnali vengono generati invece alla chiusura delle barre a 4 ore, quindi in genere in prossimità delle 7, delle 11 o delle 15, molto più raramente alle 19 oppure alle 23, insieme con i segnali di beta deliziosa. È il sistema più impegnativo, perché può generare segnali durante la giornata, ma non genera, per dire la verità, molti segnali. Quindi è un percentage profitable anche più elevato di quello di beta deliziosa, e gestisce normalmente due posizioni e lo stop in pari al profitto della prima.
L'ultima, Teta Deliziosa, genera segnali durante la giornata di trading, un po' come Gamma Deliziosa, ma in qualsiasi momento della giornata, perché genera i segnali attraverso la barra hourly, attraverso la barra oraria. Quindi normalmente tra le 9.30 e le 18 emette ordini limit oppure ordini stop. La maggiore frequenza storica è quella della mattina, diciamo fra le 9.30 e le 10.30, 9.30, 9.40, 10.30, 10.40. In genere non è urgente inserire il segnale perché sono ordini appunto limite o stop, però dipende ovviamente dalla volatilità, dalla mobilità del mercato di quell'istante. Anche in questo caso parliamo di un percentage profitable elevato, però con un rischio rendimento un po' più basso di quello degli altri sistemi, 1 a 1,10, 1 a 1,20. Teta Deliziosa ha una caratteristica molto importante che è come dire, un sistema che tende a come scopo principale quello di intervenire sui drawdown altrui, perché è completamente incorrelato in termini di rendimento. Considerate che nei 5 mesi in cui abbiamo erogato il servizio sulla mela deliziosa, Teta Deliziosa ha avuto una equity assolutamente piatta, nel senso con poco profitto o addirittura qualche fase di piccolo drawdown, perché gli altri sistemi hanno performato molto molto bene, completamente incorrelato rispetto agli altri sistemi, e in genere guadagna quando gli altri sistemi perdono. È quindi un sistema perfetto per andare a configurare una sorta di hedging, una sorta di ammorbidimento della linea dell'equity line del sistema, e quindi sicuramente nell'ambito della composizione complessiva del sistema Forex Delizioso ha una utilità veramente molto molto elevata. Vediamo adesso qualche esempio concreto. Per fare degli esempi concreti devo riferirmi a una delle strategie. Starei qui probabilmente più di una giornata se dovessi spiegare tutte quante le strategie che utilizziamo. Quindi andrò a, come dire, a centrare l'attenzione sia su una piattaforma, non guardate il broker, una piattaforma esemplificativa per avere un MT4 sotto mano, e alcune cose le spiegheremo sulla piattaforma TradingView, che è assolutamente completamente indipendente. Dicevo prima che stare qui una giornata intera probabilmente non basterebbe se dovessi fare la enunciazione di tutti i modelli strategici che stanno all'interno del Forex Delizioso. Mi soffermo su uno dei modelli, questo per dare una indicazione operativa concreta, perché sono sicuro che da questa indicazione operativa chi ascolta può veramente ricavare delle utilità in termini di possibilità di proprio miglioramento del trading personale. Questo perché si tratta di un modello strategico assolutamente poco noto, è stato progettato interamente all'interno del team dell'Istituto Svizzero della Borsa, prende il suo riferimento da un modello di tracciamento dei livelli che diciamo, elimina i livelli di Fibonacci e li sostituisce con i livelli delle ottave. Qualcuno dice che sono i livelli che utilizzava Gann, va benissimo, se li utilizzava Gann ne siamo felici. Noi abbiamo strutturato questo modello per delle ragioni precise di carattere statistico e dividiamo il nostro grafico in 8 parti, multiple del 12,50%. Quindi 12,50, 25, 37,50, 0,50, 62,50, 75, 87,50 e poi l'unità. E poi alle volte, come in questo caso, in questo grafico, dividiamo a metà la parte sopra e sotto, ovvero il primo 12,50 e l'ultimo 87,50, costruendo un livello 93,75 o 6 o 0,625. Questo modello con cui io consiglio vivamente gli ascoltatori di confrontarsi, ovvero andate a modificare il modello di Fibonacci. Tenete presente che non perdete nulla perché il 36 e 20 o il 61 e 80 di Fibonacci
sono assolutamente simili al 62,50 e al 37,50, quindi non perdete Fibonacci. Il 50% non è un numero di Fibonacci, anche se ve lo inseriscono all'interno degli indicatori di Fibo, appunto di Fibonacci, ma soprattutto con questa configurazione andate a guadagnare due livelli che non sono presenti nella logica di Fibonacci, che sono il 12,50 e l'87,50% del range. Questi due livelli hanno una valenza statistica impressionante, che è poco conosciuta dal pubblico, poco conosciuta perché normalmente sì, quello che viene diffuso in pubblico sono appunto i livelli di Fibonacci, che non sono questi. Io non sto dicendo, non sto contestando chi usa Fibonacci. Chi usa Fibonacci ovviamente è libero di farlo e può continuare a farlo. Dico solo che aggiungere almeno questi due livelli, l'87,50 e il 12,50, dà una visione di mercato sicuramente molto, molto significativa. Vi dico subito che 12,50 e 87,50 sono rispettivamente dei supporti e delle resistenze estremamente importanti, statisticamente importanti, statisticamente rilevanti, molto di più di quanto non se ne parla in giro, molto di più di quanto non sospettiamo che possano essere. Questo è il grafico dell'euro-dollaro. L'ho impostato a livello settimanale, ma vi preciso che questo modello, quello che vi sto per illustrare, è applicabile a qualsiasi time frame, dal minuto al mensile, va bene, senza nessun problema, perché è applicabile con logica multi time frame. Questo è un bel settimanale che ci permette di fare un'analisi dell'euro-dollaro. L'euro-dollaro è una delle valute su cui abbiamo fatto alcune operazioni sul Forex delizioso, proprio basandoci su questi livelli. Ora, l'87,50% del range dimostra subito la sua valenza, la sua importanza in quello che è stato il ritracciamento che ha fatto l'euro-dollaro post-Covid. Osservate che l'euro-dollaro ha avuto un calo dal gennaio del 2018 al marzo del 2020. Noi su questo range abbiamo disegnato i nostri livelli, abbiamo rappresentato i nostri livelli. Osservate come l'euro-dollaro è andato a ritracciare gradualmente fino all'87,50% del range. All'87,50% del range, dove ha sbavato appena un pochino in volatilità, non ci ha chiuso neanche una barra sopra, all'87,50% del range l'euro-dollaro è ritracciato. Bene, se voi vi abituate, se chi ascolta si abitua a tracciare i livelli in questo modo, si accorgerà che esiste una ricorrenza impressionante di resistenze e supporti che si creano sull'87,50 e sul 12,50. Questo è dimostrabile anche statisticamente e ha una sua motivazione specifica, che è quello che nella analisi tecnica viene chiamato il mancato massimo o il mancato minimo, cioè quando un prezzo cerca di puntare ai massimi e un po' prima dei massimi si ferma. Se andate a osservare con attenzione dove si ferma, vedrete che l'87,50% del range ha una ricorrenza impressionante. È una ricorrenza statistica veramente significativa. Non solo, il 12,50, nel momento in cui il mercato riparte, ha anch'esso una valenza statistica molto significativa. Qui sulle barre a settimane ovviamente la vediamo in modo poco preciso, ma vediamo che il 12,50 certamente è quello dove si è configurata la maggiore lateralità prima della spinta rialzista che ha avuto l'euro-dollaro. Non solo, se andiamo in epoca più recente e quindi andiamo a vedere l'ultima onda che ha fatto l'euro-dollaro, la ingrandisco un pochettino per vederla meglio, e vediamo l'ultima onda che si è creata dal novembre 2020, dal 2 novembre 2020 fino al gennaio 2021. Vi ricordate che a fine ottobre c'è stato sostanzialmente con la giornata di Halloween un minimo molto importante anche sulle borse, che ha coinciso con un punto di ritracciamento dell'euro-dollaro, da cui l'euro-dollaro poi è ripartito. Vi ricordate anche che
l'euro-dollaro ha fatto il suo massimo relativo proprio in concomitanza con il giorno di Capitol Hill, il giorno in cui i trumpiani hanno invaso Capitol Hill il 6 gennaio del 2021. Bene, in questa onda che ha costituito due momenti importanti del mercato, andando a tracciare anche in questo caso diciamo, il 12,50 e l'87,50, vediamo che l'87,50, in questo caso l'ho tracciato a rovescio, vedete scritto il 12,50 nella stessa identica cosa, il 12,50 o 87,50 è costituito una resistenza importante da cui l'euro-dollaro si è ritratto. Questa resistenza si è configurata con un massimo a 1,22,66. Ci ha permesso, nel sito dell'Istituto Svizzero della Borsa, il 25 maggio, di andare a prevedere proprio quello che era la soglia dell'euro-dollaro a 1,2260. No? Scrivevamo una chiusura sopra 1,2260, ci farebbe riconsiderare tutto il modello. Ma a nostro avviso il 22,60, 1,2260 è un livello che è destinato a tenere. E questo è per ora dimostrato. Questo non significa che l'euro-dollaro non andrà a rompere questo modello, questo livello, però significa ovviamente che se noi teniamo conto che questi livelli statisticamente hanno una rilevante importanza come resistenze o come supporti e magari li accompagniamo con altri, come dire, con altri indicatori o pattern statistici che avvalorano in qualche modo il nostro ingresso, noi con questo possiamo costruire dei sistemi di trading veramente molto molto significativi, molto molto performanti, perché sono livelli che nella realtà sono pochissimo diffusi presso il pubblico e sono invece molto molto importanti, estremamente importanti. Bene. Lo stesso modello possiamo vederlo su altri sottostanti. Vi faccio un esempio sul GBP, sulla sterlina. Potrei fare anche sulla sterlina dollaro, ma faccio sul GBP NZD. Sul GBP NZD proprio di recente, e questo l'abbiamo anche tradato, lo allargo un pochettino per farlo vedere meglio, magari, ecco, questo è sul settimanale, ma lo vediamo ugualmente. Osservate come nell'ultimo ritracciamento l'87,50% del range è stato estremamente importante. Nessuna barra ci ha chiuso sopra ed è stata una resistenza da cui il mercato si è ritratto pesantemente. Guardate che barra di inversione che ha fatto. Potrei farvelo vedere su tante altre cose, se ci provate autonomamente e vedete come i livelli veri che si creano sul mercato, osservate come l'87,50 coincide con un 37,50 di un range precedente, di un range più grande precedente. Quindi come diciamo, i range, man mano che si creano, rafforzano i livelli successivi. Se vi abituate a vedere il mercato con questo punto di vista, ripeto, aggiungendo a questo pattern statistico, alcuni altri pattern statistici a carattere probabilistico che vi permettono di aumentare la probabilità di successo del vostro trading, certamente questo è una base molto importante che vi può dare grandi risultati. Tenete presente che questo funziona anche con i modelli, con i livelli, chiedo scusa, multipli. Funziona col meno 0,125, col più 1,125, addirittura con l'1,8750. Bene, abbiamo pubblicato una previsione di circa 4.400, che è come massimo dell'S&P 500. Questa previsione per il 2021, con livelli intermedi che abbiamo preso con una certa precisione tra 4.180 e 4.250, quelli che si stanno verificando in questo momento, sono tutti livelli di questo genere. Quello massimo è l'1,875% del range rispetto al range che si è creato con il Covid, quindi un multiplo, diciamo, del Covid che permette una probabilità
proiezione di quello che sarà il massimo futuro possibile dell'S&P 500. Abbiamo buone ragioni statistiche per dire che per avvalorare questa tesi. La stessa cosa ovviamente potrei farvela vedere in piattaforma su, ecco, qui piattaforma anche GBP NZD, vi faccio vedere una operazione che abbiamo fatto su GBP NZD nel mese di aprile, proprio sul sistema di Alfa Deliziosa. Questa linea rossa sta a indicare il livello di ingresso short, l'altra linea rossa è il livello dove abbiamo coperto lo short, abbiamo fatto 230 pips di discesa. Osservate come non abbiamo fatto altro che applicare la regola del modello dell'87,50, perché la barra era stata respinta dopo un doppio massimo, quindi una figura ribassista per definizione, un tentativo di ulteriore massimo che è andato a prendere esattamente la linea dell'87,50, anche in questo caso disegnata a rovescio col 12,50 sopra, e ha cominciato a scendere. Bene, in corrispondenza più o meno della linea del 25, un po' prima, alla rottura, diciamo, di questo livello che ci ha dato anche da altri parametri statistici, siamo entrati in sell short e, come vedete, anche con uno stop che potete intuire facilmente, avere una ottima relazione di rischio-rendimento. Questo è uno stop che può essere inserito con molta facilità qui, oppure addirittura sopra il massimo. Ma nell'uno e nell'altro caso, sia che la vostra propensione al rischio sia questa o quella un po' più moderata sopra l'ultimo massimo, in ogni caso il profit che è stato realizzato è superiore allo stop. Vedete che anche a occhio sono tre linee di profit contro al massimo due linee circa di stop, anche nel caso in cui voglio mettere lo stop diciamo, nella posizione più alta possibile, ovvero sopra il doppio massimo, per tutelarmi da eventuali fiotti di flussi di volatilità che vanno a prendermi appunto lo stop. Proprio su questo oggi, proprio su questa propensione a rischio diversa, oggi abbiamo fatto un errore su Tecca Deliziosa, un errore perché abbiamo preso lo stop, è bene anche parlare di quando prendiamo lo stop. Osservate come abbiamo messo uno stop che è sopra la linea dell'87,50 invece che metterla sopra la linea del massimo, quindi siamo stati bassi come propensione al rischio. Osservate che come dopo aver toccato la linea dell'87,50 e averci dato conforto che avrebbe funzionato, è andato a ritracciare sopra la linea dell'87,50, ma poi ha sentito comunque la resistenza. Quindi quello che era sbagliato in quel caso era sbagliato, si fa per dire, perché ovviamente nei sistemi di trading, se si segue il protocollo, non c'è mai nulla di sbagliato, si prendono gli stop quando si devono prendere, la cosa importante è essere disciplinati. Vedete bene che questo qui, questo trade sull'NZD/CHF, sul dollaro neozelandese contro franco svizzero, ci siamo presi lo stop, ma alla fine il pattern sta sostanzialmente funzionando e l'NZD/CHF si è ritratto abbastanza pesantemente proprio dalla linea dell'87,50% del range. Plottatelo, va bene? Non abbiate, come dire, la fiducia e la fede assoluta su Fibonacci, va bene? Perché vi dico anche di più, io non credo affatto a Fibonacci, ma pieno rispetto per chi lo segue. Magari Fibonacci è una realtà che si autorealizza in qualche modo perché tutti la seguono, e questo può essere tranquillamente una impostazione per seguire Fibonacci, ma io vi dico che aggiungere l'87,50 e il 12,50 dà una lettura di mercato assolutamente molto molto più completa in termini di supporti, di resistenze e di possibilità di costruirci sopra dei sistemi di trading efficaci. Sulle GBP/CHF avevo un esempio assolutamente simile, stiamo attendendo in qualche modo un 12,50% del range, un 87,50 se preferite, prossimo venturo. Osservate come in questo caso la ripartenza dal minimo è avvenuta testando e ritestando più volte
la linea del primo livello, 87,50 o 12,50, a seconda che li disegnate sopra o sotto, al dritto o al rovescio. Osservate l'importanza di questo livello, osservate come i rimbalzi su questo livello sono stati insistenti. Vi dico anche che c'è una statistica addirittura predittiva che vi permette, nel momento in cui vedete una figura di questo genere, di considerare molto probabile che questo è un ottavo di quello che sarà il range futuro, e quindi di dare una proiezione di quello che potrebbe essere il massimo futuro. Ovviamente il giornale di domani non lo legge nessuno, e fare previsioni è sempre un qualche cosa che è basato sulla probabilità. Ma tenete presente che questo vi dà un vantaggio probabilistico molto molto rilevante. Anche se doveste sbagliare il massimo, significa che certamente non sbagliate comunque la tendenza, perché questo sta a indicare che certamente su questi rimbalzi c'è un supporto critico molto molto importante. Quel supporto critico è molto probabile che sia un 12,50, cioè un primo livello di supporto. Osservate come la linea del 62,50 o 37,50, se piottata a rovescio, ha avuto una grande importanza. E osservate come è stato sotto i massimi precedenti. Quindi è proprio la linea in sé del 62,50 ad aver avuto una grande importanza. È su quella che il mercato è ritracciato, e poi ha avuto bisogno di ulteriore forza per andare a romperla. Poi il trend è stato univoco, ha fatto un massimo, è venuto giù dal massimo. E ora, se continuerà un trend rialzista, noi ci aspettiamo che sul 12,50 o, se preferito, 87,50 possa esserci un punto di resistenza che, perché no, potrebbe essere da tradare. Questa è la sterlina contro franco svizzero. Poi magari me lo sapete dire se questo sarà avvenuto oppure no. Vi do un'indicazione da seguire per i prossimi giorni. Bene. Abbiamo visto quindi un esempio di un modello operativo, di uno dei modelli operativi. Vi ripeto, i modelli operativi che sono applicati all'interno di Forex Delizioso sono molteplici, basati su quattro sistemi, ciascuno dei quali basati su diverse strategie al suo interno. Sono livelli che per me sono, è un modello che permette di avere dei grandi risultati. Questo è il track record da quando abbiamo pubblicato Forex Delizioso, vale a dire dall'1 dicembre del 2020. Quello che vedete è la equity line fino al 2 maggio del 2021. L'ho fatto per fare in modo che anche a livello di calcoli sia molto semplice, sono 5 mesi precisi, e poi facciamo l'aggiornamento dell'equity line ogni mese. Come vedete, il sistema non è che abbia sempre rose e fiori, nel senso che ha i suoi momenti di drawdown, i suoi momenti di pausa, ma ha una equity line di tutto rispetto. Tenete presente che da quando abbiamo iniziato il sistema non c'è stato drawdown sul capitale, zero drawdown sul capitale. I drawdown sono stati solo sui profitti. Ovviamente questo non è detto che succeda sempre, è successo però sul sistema Forex Delizioso da quando l'abbiamo tradato dall'1 di dicembre in poi. Quello che vedete qui è una equity line calcolata con un rischio per operazione dello 0,50%. Nel sistema abbiamo totalizzato un totale PIP di 3.666 PIP in 5 mesi. Quindi, grosso modo, sono 5 per 7, 35, 700 PIP ogni mese. Tradando lo 0,50% su ogni trade, e abbiamo fatto circa 107-108 trade, poi magari vediamo anche meglio la tabella, il nostro capitale iniziale di 10.000 euro si è trasformato in 11.657,90, cioè ha fatto il 16,57%. Con il rischio dell'1%, ovviamente ha fatto esattamente il doppio, quindi con un rischio leggermente superiore abbiamo fatto il 32%, con un rischio del 2%, che poi è quello che abbiamo visto seguono la maggior parte dei nostri abbonati, dei nostri clienti, il sistema ha rasentato il 70% in 5 mesi, ha fatto il 60,
67% in 5 mesi. Come vedete, ha utilizzato molto bene quello che statisticamente è il momento migliore dell'anno per il Forex. Questa è una cosa che non tutti sanno, ma il primo trimestre è in genere un momento estremamente positivo rispetto alla media per quello che riguarda il trading sul Forex, e il sistema l'ha veramente utilizzato tutto molto brillantemente. Tenete presente che siamo partiti il 1° dicembre, quindi col periodo natalizio in mezzo, e quindi un po' di incertezza all'inizio è perfettamente fisiologico. Io dico sempre che a dicembre, specialmente dopo il 10-12 dicembre, conviene pensare all'albero di Natale e non fare trading, perché c'è solo da perdere soldi. Ma noi abbiamo continuato nel sistema perché volevamo comunque fare, come dire, alimentare la nostra equity line e anche mettere alla prova il nostro sistema anche nei momenti più difficili dell'anno, come è tipico del periodo natalizio per il Forex. Vediamo che già da gennaio il sistema ha cominciato a performare, a ultra performare, fino al, diciamo, 20 di aprile, 15-20 di aprile ha performato molto molto bene. È entrato poi in una fase laterale, anche a maggio ha fatto un po' di lateralità, perché maggio è stato un periodo veramente molto molto difficile in genere per tutto il trading, perché maggio è significato quest'anno il culmine dell'incertezza sul dollaro, il culmine dell'incertezza sulle borse. Le borse continuano a performare grazie alla inondazione di liquidità, Biden che parla di altri 6 trilioni di dollari come se fossero 6 quintali di noccioline, ma questo ovviamente tonifica il mercato, tonifica l'ottimismo sul mercato. È chiaro che però, se andiamo a valutare se c'è o no inflazione dei prezzi, è molto probabile che ci sia inflazione dei prezzi, e questo ovviamente non è bello per il mercato, perché inflazione dei prezzi può significare strappi verso il basso che potrebbero diventare violenti. Osservate anche la curva con il 5%, 5% significa 10 volte in più di quel 16-17% che abbiamo visto all'inizio, quindi è un 160-170%. Noi non consigliamo assolutamente di rischiare il 5% ad operazione. Tenete presente che Hydrodown con il 5% ad operazione, dal punto di vista proprio materiale assoluto, in termini di valore assoluto, possono diventare pesanti da sopportare. Certamente questo sistema, nel caso in cui avessimo utilizzato il 5% di rischio per operazione dal 1° dicembre al 1° di maggio, al 2 di maggio, avremmo ottenuto una performance stellare del 160-166%, qualcosa del genere, con un rischio del 5%. Ripeto, non tradate col 5% di rischio, scegliete quello che vi fa stare più tranquilli, può essere lo 0,50, può essere l'1, può essere il 2%, ma con il sistema Forex delizioso avrete la possibilità di condividere un equity line di tutto rispetto come quella che state vedendo in questo momento, un equity line che è veramente un equity line molto ben sopportabile da tutti, molto, molto significativa in termini di profittabilità, di potenzialità di profitto e di contenimento del drawdown. Vedete, questo è il sito della Mela Deliziosa. La Mela Deliziosa, come dicevo, è uno dei portali gestiti dall'Istituto Svizzero della Borsa, promossi da Traders Magazine Italia. È un portale che gestisco direttamente, diciamo insieme con il team dell'Istituto Svizzero della Borsa. Sulla Mela Deliziosa trovate anche qualche notizia in più su di me, se volete saperne di più su quello che sono, su dove sono, dove vivo, dove lavoro, che cosa faccio nella mia attività editoriale, quali sono le testate, quali sono anche le persone con cui mi interfaccio. Vedete anche trader, qualche trader internazionale, qualche trader nazionale di grande rilievo. Qui vediamo Riccardo Guidi, che credo che conosciate tutti. Qui vediamo Daniel Gramsa, il grande Gramsa. Vediamo Rakesh Shah. Rakesh è un grande amico a cui abbiamo dedicato, come vedete, anche la copertina di un numero speciale di Traders Magazine. Bene, ma al di là delle notizie su di me, che magari vi interessano relativamente, se andate sulla pagina dei portafogli deliziosi, vedete tutto quello che abbiamo fatto in termini di portafogli. Abbiamo fatto un portafoglio di stagionali deliziose, un portafoglio di CFD deliziose, Assist, che è un
sistema di portafoglio fantastico per le azioni con l'hedging sulle opzioni, il forex delizioso di cui ho parlato adesso, di cui andremo a dettagliare ulteriormente, le opzioni delizioso, ovvero un sistema di trading in opzioni legato sempre ad un sistema multistrategico, infine le americane deliziose, un sistema di trading sull'azionario americano basato sempre sul medesimo principio, sul medesimo concetto che abbiamo visto prima, cioè il medesimo concetto di diversificazione multistrategica. Ora, la cosa interessante è che per tutti coloro che partecipano in diretta o in forma registrata a questo webinar, che comunque vedono questo webinar, c'è un'offerta specialissima sul Forex delizioso che può essere attivata attraverso un WhatsApp o un SMS che potete mandare al 320-8756-444 per i vostri WhatsApp ed SMS. Scrivete Forex delizioso, perché potete avere un'offerta specialissima ad un prezzo veramente straordinario, un prezzo straordinario che non trovate sul sito, che è riservato soltanto a voi, a tutti coloro che in questa occasione di webinar di YouFinance, dove parliamo di Forex delizioso, il numero 320-8756-444 è a vostra disposizione per i WhatsApp e l'SMS. Se chiamate lo 02 30 33 28 00, troverete un nostro operatore che risponde 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Potete chiamare la sera, la mattina, la domenica, il giorno di Natale, il giorno che volete, perché noi ci siamo sempre, perché questa è la nostra filosofia per essere vicini al cliente. Non c'è una segreteria telefonica, c'è sempre un operatore umano che risponde, perché vogliamo essere sempre vicini ai nostri clienti e siamo l'unica attività editoriale in Europa a dare questo tipo di servizio per tutti. Oppure potete mandare una email a info@traders-mag.it, mettete anche il vostro numero di telefono che è necessario per potervi contattare direttamente e farvi usufruire dell'offerta specialissima per poter condividere insieme con noi i risultati di Forex delizioso. Chi vi parla fa trading da 39 anni e vive da sempre di trading, diciamo vivo di trading da almeno 36 anni, ed è la ragione per cui circa 15 anni fa ho cominciato a poter dedicarmi alle attività editoriali, per poter cercare di diffondere cultura, la cultura che avevo accumulato in capo a decenni di esperienza. E questo mi ha permesso di avere grandi gratificazioni, mi ha permesso di avere grandi soddisfazioni, perché il trading, dopo decenni che lo si applica, diventa anche terribilmente noioso. E io vi auguro di arrivare allo stesso livello di noia a cui ero arrivato io, perché significa che avrete avuto un enorme successo nel vostro trading. Il vostro trading va avanti da solo, va avanti con poca vostra necessità di attenzione, perché è basato su principi, su sistemi, su modelli sistematici, e quindi modelli che non richiedono la vostra attenzione, addirittura sono modelli completamente automatici, come ho cercato di fare io nel mondo algoritmico. E questo vi permetterà di avere una vita che potete dedicare a quello che vi piace di più. Se vi piace di più la vostra famiglia, vi dedicherete alla vostra famiglia. Per me la famiglia è importante, ma era molto importante per me anche per un debito di gratitudine che avevo nei confronti di chi mi ha trasmesso in passato la sua cultura finanziaria. Ho voluto fare in modo di poter a mia volta trasmettere la cultura finanziaria attraverso delle attività editoriali. Oggi il database delle nostre attività editoriali ha un complesso di 160.000 iscritti. Siamo sicuramente leader in Italia sotto questo punto di vista nel mondo del trading e dell'investment. Auspichiamo di poter essere presto i leader anche in Spagna, dove stiamo crescendo in modo molto rapido. Siamo presenti in Spagna da 2 anni, siamo presenti in Sud America, perché quando si è presenti nel mondo di lingua spagnola è un po' implicito essere presenti anche nel Sud America. Quindi il consiglio che vi do è un WhatsApp, un SMS subito a 320-8756-444. Scrivete Forex delizioso, avrete tutte le informazioni per poter accedere al servizio Forex delizioso.
Il servizio viene erogato attraverso segnali che vengono pubblicati sul sito della Mela Deliziosa e che vengono poi diffusi agli abbonati attraverso il canale Telegram e attraverso una mail. Cioè, nel momento in cui pubblichiamo un segnale, il nostro abbonato riceve una email e un segnale Telegram che lo avvisa della avvenuta pubblicazione. Approfittate di questa occasione perché questa occasione non si presenterà ancora. Avrete i prezzi del sito, che sono prezzi molto più elevati di quelli che abbiamo potuto riservare in questa occasione, grazie all'ospitalità che ci ha dato il portale YouFinance attraverso questo webinar e grazie alla pazienza da parte vostra di avermi voluto ascoltare in questi 56 minuti, dedicandomi la vostra attenzione e dandomi quindi la possibilità di esservi estremamente grati per questo. Vi saluto con molta cordialità e vi ricordo che sul sito di Traders Magazine Italia e dell'Istituto Svizzero della Borsa trovate nella spalla destra i nostri webinar, trovate sempre i nostri contenuti editoriali sull'ultima ora e sul settimanale, sono contenuti gratuiti. Anche sull'Istituto Svizzero della Borsa abbiamo una serie di contenuti gratuiti che sono a vostra disposizione su Borsa Magazine oppure sulle news dell'istituto. Sono contenuti preziosi che vi possono dare preziose indicazioni di trading. Iscrivetevi sui due siti perché riceverete certamente degli articoli che non possono non interessarvi se fate trading o se siete interessati al mondo dell'investment. Ma vi ricordo ancora per l'ultima volta, 320-8756-444, i vostri WhatsApp e SMS, scrivete Forex Delizioso. Grazie a tutti quanti per l'attenzione, grazie per l'ospitalità che devo sicuramente a YouFinance e vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi do appuntamento sui canali webinar e i canali della nostra rivista e dei nostri portali finanziari. Grazie a tutti e arrivederci con i nostri contenuti, i contenuti di Traders Magazine Italia e dell'Istituto Svizzero della Borsa.